massacrata in questi giorni, le leggo solamente cosa hanno scritto di lei: traditrice, iscariota. Berlusconi le ha dato addirittura dell'iscariota, virgolettato, perché è passata all'UDC proprio nell'imminenza della fine del suo governo. Leggo anche Giuda, vigliacca, ha detto indirettamente, ma insomma l'ha rivolto anche a lei, addirittura Iva Zanicchi. Senta, risponda solamente, poi spiegheremo tutto naturalmente, risponda solamente a Berlusconi sulla storia del Giuda, cioè Giuda iscariota. Ma no, io allora naturalmente lo capisco Berlusconi, perché io sono stata fra i primi a scegliere lui quando lui è entrato in politica. Grazie Cavaliere di essere con noi, siamo molto felici di averla in veste di esperto giardiniere. Ma c'è di peggio, lei è il capo di un governo di comunisti e sindacalisti. Berlusconi, salvaci dai comunisti. Fui fra le prime a dimostrare il mio interesse e il mio entusiasmo per il suo progetto. Cioè lei disse politico pubblicamente nel 94, quando lavorava a Mediaset, fece una insieme credo a Bianello, a Bike Buongiorno, eccetera. A pochi altri. Che ero entusiasta di questo progetto. Apertamente che... schierata con Berlusconi nel 94. Però lui ma le dispiace? Le dispiace di quello che è successo a Berlusconi, oppure una delle persone per cui è meno dispiaciuta dopo tutti gli attacchi che ha ricevuto? No, vabbè, dunque a me mi dispiace umanamente per Berlusconi, però è lui che ha tradito tutti noi, è lui che ha tradito questo progetto bellissimo per l'Italia. Come l'ha tradito? Ebbene, non facendo le cose che aveva promesso. E la mia scelta e la mia intuizione è diventata la scelta di Berlusconi, perché io nel mio comunicato stampa in cui dicevo vado via, ho detto che solo un dovere potesse essere l'unica soluzione per salvare il paese. Oggi quello che viene presentato, è stato presentato da Monti, è un programma che verrà votato da tutti. Tranne che la Lega. Dunque, se non ci fosse stato il suo voto, cosa sarebbe successo? Non si sarebbe dimesso. Sì. Avremmo galleggiato. E poi che cosa succede se l'Italia non risponde seriamente alla crisi economica? Io lo so dal vivo, perché io vivo tutti i giorni lo stato di sindaco e quindi mi confronto tutti i giorni con i problemi gravissimi della gente. Sarebbe successo che saremmo andati in default, bancarotta. E la conseguenza della bancarotta lo sanno gli argentini, lo sanno i greci, lo sanno. Dunque lei pensa con la sua scelta di aver in parte contribuito a salvare il paese? Certamente, la scelta è stata fatta scientificamente per questo motivo. Cioè se non facevo quel passo il paese falliva, l'Italia falliva. Esattamente così. Io sono mesi e mesi e mesi che parlo, tra l'altro io avrei firmato la lettera di Antonione Bertolini, Destro, Gava e quant'altro. E perché non l'ha firmata? Non c'era. E all'ultimo minuto Isabella Bertolini, che è una cara amica, disse: Gabriele, vado, io ho tolto la tua firma, perché se no da domani, siccome il tuo è il nome diciamo più eclatante, ma solo per il fatto che ho detto prima, cioè una che incarnava il berlusconismo della prima ora, ti cominciano a massacrare sui giornali e tutto questo insomma ti causerà ovviamente dei gravi danni. Lui aveva delle alternative, le aveva 4 mesi fa, 3 mesi fa, 2 mesi fa, anche 1 mese fa. Sì. Non ha voluto ascoltare chi gli diceva quello che poi è stato scritto sulla lettera degli scontenti. Perché gli è stato detto, non è che la lettera degli scontenti è nata come un fungo. Ripeto, io parlavo con quel gruppo di persone che hanno scritto la lettera, con altre persone del partito, con altre persone del partito, che peraltro sono persone che invece di fare come ho fatto io, non entravano in aula ma erano in Parlamento, facevano mancare il voto a Berlusconi per farlo cadere. Cioè lei dice c'erano altri scontenti però non sono venuti fuori. Esattamente. Fino a qualche mese fa abbiamo fatto la trasmissione della signora Carlucci, lei diceva che per i suoi figli il signor Berlusconi era addirittura un modello di assoluta e grande virilità. Cioè questo cambio repentino, questo logorio interno, è arrivato, cioè, nessuno se n'era accorto. Per questo forse il buon Berlusconi dice: cazzo, ma anche la signora Carlucci mi molla. Iscariota l'ha chiamato. Mio figlio, come tantissimi italiani, riconosce che Berlusconi è un uomo fascinoso e di grande personalità, questo non gli si può disconoscere. E che ha creato un impero e progettato un grande piano per il futuro del nostro paese. Quindi chi guarda queste cose rimane affascinato, come sono rimasti affascinati. Però scusami, Gabriele, tu avevi detto anche spesso, difeso Berlusconi in mille modi. Mi ricordo un ufficio stampa di Madonna, avevi attaccato Madonna. Allora ti spiego perché. Io sono del parere che i panni sporchi si lavano in casa propria, quindi tutti i miei problemi, e tu li hai letti i miei problemi, che sono di tanto tempo fa. Io ti ho fatto vedere attraverso i resoconti parlamentari il fallimento di un'azione politica boicottata dal tuo partito, la riassumo in questo modo: boicottata dal mio partito e supportata da tutti i partiti dell'opposizione. Ok, ti sei tenuto tutto dentro. Non è che si sono impazziti, hanno detto la proposta di Gabriella Carlucci è talmente valida che noi contribuiamo a renderla diciamo
perfetta per spiegare, era sul mondo dello spettacolo, adesso non entriamo nel dettaglio. Però è una cosa molto importante. Comunque, però scusami Gabriella, io voglio dire una cosa. Che nasce dal 96. Ti sei tenuta tutto dentro? Ti sei tenuta tutto dentro? Tutta questa tua... io ho cercato, no, non mi sono tenuta tutto dentro. Ho detto, io non mi metto a urlare sui giornali, perché non mi sembra corretto, anche perché non sono la bambina delle elementari che ha bisogno di urlare e strepitare. Vado a parlare con chi? Uno, con Berlusconi. Nel senso che il 17 marzo, e mi ricordo perfettamente la data, perché gli parlai di questo problema, il giorno in cui Berlusconi venne con Napolitano per le celebrazioni del 150°. E lui? Lui era nella stanza del Presidente del Consiglio, io lo andai a trovare, gli spiegai brevemente, perché non è che puoi fargli... Però lui mi disse, va bene, ci penso, parlo con chi di dovere. Sì. Dopodiché però, io parlai con Cicchitto, cioè il mio capogruppo, in seguito con Alfano, con una serie di vice capigruppi che sono amici miei, che quindi mi volevano aiutare. Però il risultato è che ti hanno boicottato alla fine, vabbè. Sì, che la legge non è arrivata, non solo. Non so se hai letto il resoconto del 5 di ottobre. E ti hanno appoggiato quelli dell'opposizione. Io il 5 di ottobre mi sono alzata in commissione, ho detto non voto più nulla. Vero o no, questo è curioso ma anche significativo, che a un certo punto ti hanno sfrattato dalla stanza Via dell'Umiltà? Beh, allora, quella è l'ennesima riprova, il boicottaggio di lavoro parlamentare serio, serio. Sì, poi? E un giorno arriva, e queste sono le modalità, nel mio ufficio 2 mesi fa, un fax anonimo perché era firmato come nei libri di Casca, no? Il processo, era firmato l'amministrazione, cioè senza un nome e un cognome. Dice te ne devi andare. Anche io ovviamente dico, ma chi è che mi manda questo fax? Cerco di capire, parlando con i segretari dei segretari, chi è che mi voleva andare via. Alla fine comunque parlo con Angelino. Alfano, e dico ad Angelino, dice no, perché noi dobbiamo fare un riordino, dobbiamo riassegnare queste... Insomma, ti hanno spartato lì e chi è che è andato al posto tuo in quella stanza piena di umiltà? Scilipoti. Capisci, Parenzo!